Kauri, proprio come i forti Maori, sono ridotti a poche centinaia di migliaia di esemplari su tutta l'isola. Addirittura non riescono più a ricrescere perché le condizioni climatiche sono drasticamente cambiate e quindi anche i semi non nascono più perché non sono difesi da una grande foresta. Le poche piante sono però tutelate dalla legge ormai. E quando l'ho arrampicata, una di queste grandi piante, scalzo, proprio per non ferirla, perché questi esseri di oltre 2000 anni hanno una corteccia finissima che può essere scalfita anche dagli scarponi, mi sono accorto di quanto teneri erano i suoi germogli, di quanto incredibile fosse questa forza racchiusa in una tenerezza e in una corteccia così lieve. Un gigante, potremmo dire appunto, dai piedi delicati e dai rami dolci, che ha dovuto soccombere alla cupidigia dell'uomo, che ne ha venduto tutte le sue parti.